Rav, perché lo scritto dice che noi ci troviamo in esilio? Rav. Di nuovo. Rav, noi non ci troviamo nell'esilio, ma chi che lui dai uomini in questo mondo che sente che lui non ha connessione con il Bore e lui vuole arrivare alla connessione con il Bore, allora lui rivela il suo stato come l'esilio che si trova fuori dalla connessione con il Bore, che veramente piano piano si arriva a questa connessione, come noi insegniamo questo impariamo questo dall'Egitto, che dovevamo essere 400 anni, sono 4 gradini completi di essere nell'Egitto, vuol dire fuori dalla rivelazione, dal contatto, dal sentimento del Bore, che domina su di noi il faraone e non qualcos'altro. Allora noi, questa forma, dobbiamo ancora rivelare fin quanto il desiderio di ricevere questo grande ci domina, fin quanto noi vediamo che è opposto al Bore, fin quanto per questo noi lo odiamo. A tal punto che attraverso il sensazione del sentimento di odio vogliamo uscire da questo in ogni facendo di tutto. E qua è chiaro per noi che noi abbiamo bisogno di tanto aiuto. Come noi possiamo ricevere questo aiuto? Allora ci dicono che noi possiamo fare questo solamente che noi ci includiamo negli amici. Per questo il Bore ha rotto il vaso a tante parti separati, distaccati, opposti, lontani, che odiano uno l'altro, che rigettano, rifiutano uno l'altro, ed allora noi già possiamo, dentro una tale società che è da una parte si include da egoistici molto grandi da un lato, dall'altro lato comunque si include da queste persone che con questo che sono egoistici cominciano piano piano a sentire ed è molto difficile, prende certe volte tanti anni, 10 e 20 o certe volte 30 anni addirittura e di più finché l'uomo comincia comunque a sentire che lui è egoista ed è obbligato ad innalzare al di sopra del suo ego e di connettere ad altri, perché se no non avrà nessuna possibilità di arrivare al riconoscimento del Bore, di uscire da quel posto dell'esilio che lo hanno buttato dall'inizio là in questo mondo. E lui, se vuole uscire da esso, allora è solamente che lui, attraverso la connessione sua con il prossimo, esce dall'esilio. Va bene? Bene.